Francesco Conci, tecnico della rappresentativa del maschile del Trentino. Francesco, i giochi ormai sono fatti, la rappresentativa è fatta, sono state fatte le scelte sulla squadra che quest'anno avrà l'onere e l'onore di giocare in casa. Che tipo di rappresentativa maschile sarà quella del Trentino? Sicuramente un gruppo con buona fisicità e tanti ragazzi di interesse nazionale. Oggi abbiamo definito i 13, come sempre un compito ingrato, però si arriva alla fine che determinate scelte vanno fatte. Le società rappresentate sono 4. Abbiamo secondo me un gruppo che può puntare a fare un buon risultato, però come sempre questo vale anche per gli altri, quindi la formula è sempre impegnativa, ci sono degli ostacoli importanti da superare. La prima giornata sarà determinante perché si decide subito se si finisce fra le prime 12 o se si finisce nel girone dal 13° posto in poi, e abbiamo un calendario abbastanza difficile perché Emilia, Romagna e Marche sono anche per tradizione delle regioni che portano sempre squadre molto competitive. Vi siete posti un obiettivo particolare per questo trofeo delle regioni? Allora, sicuramente l'obiettivo primario è quello di far fare a questi ragazzi un'esperienza di crescita qualificante ed importante. Poi sicuramente non nascondo che abbiamo le carte in regola per ambire a qualcosa di importante, a un risultato di prestigio, e così deve essere, visto che giochiamo in casa, speriamo di avere anche un po' di supporto del pubblico sicuramente. Un obiettivo concreto in termini di risultato, secondo me, lo potremo definire solo dopo la prima giornata di gare, perché quella è veramente un bivio e lì si può definire un obiettivo di piazzamento concreto. Ormai sei da qualche anno selezionatore maschile del Trentino, hai vissuto diversi trofei delle regioni. Viverlo in casa, cosa ti dà in più, cosa ti dà di diverso rispetto a quello degli anni scorsi? È una sensazione nuova perché sia come selezionatore ma anche come allenatore di società è la prima volta dopo tanti eventi, tante finali nazionali che mi capita di vivere una manifestazione in casa. Speriamo appunto di avere un po' di supporto da parte di chi ci guarda da fuori, sarà un'esperienza particolare. Non ho delle aspettative particolari in tal senso, però ho tanta curiosità per un'esperienza nuova e diversa dal solito.